Va bene? Ok. Buonasera a tutti. Diamo inizio alla seconda commissione. Come primo punto all'ordine del giorno, quanti presenti? Tutti sono 12 presenti. No, aspetta. 11 presenti, Silvestri Francesco è assente, non ha dato nessuna delega, quindi lo diamo per assente. Quindi siamo attualmente, Patriarchi Giovanni non c'è, quindi 11 presenti, quindi la riunione è valida, può cominciare. Primo punto, approvazione verbale seduta precedente. Se c'è qualcuno che deve fare qualche osservazione. Scusi, coordinatore, posso dire una cosa, diciamo una comunicazione? Prima della seduta del verbale? L'approvazione del verbale? Se non è un problema, sì. Va bene, sì. Sì, volevo fare un'osservazione che secondo me deve essere diciamo, un concetto ampiamente attuabile a tutti i membri della commissione e di tutte le commissioni. Mi permetto di fare un mio ragionamento che poi può essere condivisibile più o meno da chi ascolta. A mio giudizio, credo che nel ruolo che noi stiamo ricoprendo debba essere rispettata quella che può essere definita una sorta correttezza istituzionale. Adesso, al di là della possibilità che i regolamenti, che gli statuti, i diritti e i doveri di chi sta facendo politica appartiene a questa commissione, a mio giudizio sarebbe buona cosa avere un certo senso di correttezza istituzionale. E se mi permettete, a mio giudizio, convocare ex articolo 10 una commissione durante un periodo natalizio, durante il periodo che le aziende, compreso anche chi è invitato a questo evento, magari stanno facendo i consuntivi, le chiusure di anno, secondo me non è molto rispettoso a livello istituzionale. Dopo che dir si voglia, ognuno ha la possibilità di far valere i propri diritti, le proprie prerogative, le proprie volontà come si vuole, però ci vorrebbe quel minimo di correttezza che impone di applicare un buon senso e magari fare le cose quando c'è il dovere e la possibilità. Quindi obbligare alla riunione di una commissione, invitare degli amministratori, in questo caso adesso non so chi partecipa, durante un periodo come questo, secondo me non è del tutto corretto. Quindi la visibilità si può avere in tanti modi, l'urgenza non la ravviso perché a mio giudizio la situazione delle OGR è la stessa, cioè la situazione di oggi rispetto agli ultimi 20 anni cambia solo per la data, quindi a mio giudizio quel minimo di correttezza istituzionale, quel minimo di buonsenso, quel minimo di dovere di rispettare un'istituzione non è questo. Poi ognuno faccia come vuole e faccia e applichi il regolamento come preferisce. Scusi. Riccardo, scusa se ti interrompo, ma insomma adesso, siccome i tempi sono quelli che sono, se vogliamo stare qui fino a mezzanotte, la No, strada è quella, però io direi di vabbè, adesso ho la cominciare, possibilità di parlare, però va bene, non c'è no? problema. No, beh, io vorrei anche avere la possibilità di replicare però a quello che dice il consigliere Riccardo Polli, visto che la commissione è stata chiesta dall'opposizione. Intanto, credo che il problema sia estremamente grave perché si tratta di posti di lavoro. Si tratta di un piano strategico per poter far continuare a funzionare le ex OGR. C'è il rischio che questa pianificazione salti, che i nuovi tipi di treni non possano essere più manutenuti a Foligno. E per quanto riguarda poi la noi abbiamo chiesto l'intervento dei sindacati, che peraltro mi sembra di non vedere, quindi non erano occupati nella chiusura dei bilanci o altro. Era una questione sindacale, perché anche loro avevano manifestato le loro preoccupazioni, e quello avevamo chiesto. Nella nostra richiesta c'era l'elenco di tutte le categorie sindacali, soprattutto quelle afferenti al comparto, comprese le RSU. Non ne vedo nessuna, ma quello che dice il consigliere Riccardo Polli non lo condivido affatto, perché si tratta di posti di lavoro di una officina che è ridotta a 380 posti quando negli anni 80 ne contava più di 3.000. 20 anni fa, Come? infatti, quello che dicevo io. Sì, però adesso Riccardo, io non so se tu sei informato su Riccardo, questo, non so se sei scusate. informato,
il piano che era stato fatto di un investimento di 20 milioni per creare dei binari alternativi affinché i treni monoblocco potessero essere manutenuti a Foligno è stato bloccato, e quindi bisogna farci sentire, e in questo caso credo senza nessuna distinzione. Come ieri abbiamo riconosciuto l'importanza strategica della nostra caserma, io credo che dovremmo essere tutti concordi nel riconoscere l'importanza occupazionale della nostra ex OGR e adesso OMC, quindi non credo che sia nemmeno una questione di destra, di sinistra, di centro o di sud, credo che dovrebbe essere interesse di tutti noi, e l'urgenza è dovuta al fatto che ci sono altre 7 officine tipo quelle di Foligno sparse per l'Italia, tra cui Verona, Firenze, Foggia, Rimini, eccetera, che ovviamente mirano ad appropriarsi anche loro, a accaparrarsi queste opportunità lavorative che tanto starebbero a cuore alla nostra città. Va bene, grazie consigliera Barbetti. Che cosa devo fare? Devo sentire qualcun altro? Posso, presidente? Ma si può provare il verbale prima della volta scorsa? Beh, prima, scusate se permetto. Adesso voglio dire, c'è stata una replica, perlomeno approviamo il verbale della seduta precedente. Poi dopo andiamo, e poi c'è il vicepresidente che me l'ha imposto, quindi non posso fare diversamente. Non ho dopo facciamo tutti insieme. Allora, io andrei a... ho chiesto se c'erano osservazioni sul verbale della seduta precedente. Se non ci sono osservazioni, si va all'approvazione del verbale. Bagatti Federica. Favorevole. Barbetti Rita. Favorevole. Bortoletti Michele. Favorevole. Ceccucci Ivano. Favorevole. Galligari Giuseppe. Favorevole. Gammarota Mario. Favorevole. Lini Domenico. Favorevole. Lucangeli Caterina. Favorevole. Mallaridotto Mauro. Favorevole. Marotta Rosangela. Favorevole. Polli Riccardo. Favorevole. Gli altri non ci sono, quindi approvato all'unanimità. Ecco, dunque, io, scusa, Giuseppe, scusami. No, prego. Penso che sarà il caso, cioè io, scusate, devo fare una premessa doverosa che purtroppo mi crea qualche problema, speriamo che, di avere tempi contenuti, perché alle 5:30 purtroppo devo portare mia moglie sul centro ortopedico, quindi... non so, ecco, che cosa potremmo fare, però ecco, abbiamo il tempo per parlare tutti tranquillamente, ognuno dire il proprio pensiero. Ritengo che, secondo me, intanto, per poi sentire anche quello che io ho da dire, però di far presentare questa la richiesta di questa convocazione urgente a qualcuno dei firmatari, penso, no? Prego Rita. Io rimango semplicemente molto sorpresa, perché questa commissione, così come è composta oggi, non ha proprio senso, perché da soli non possiamo discutere dei massimi sistemi. Cioè, la convocazione aveva senso contestualmente alla presenza di tutte le sigle sindacali. Ci sono stati vari comunicati di varie associazioni sindacali, ci sono state interrogazioni parlamentari, il problema è grande, è importante per la nostra città, ma da soli non ci possiamo raccontare il sentito dire. Cioè, era opportuno che fossero presenti le personalità, non le singole persone, ma le categorie che abbiamo chiesto. Così come è stata convocata, veramente è vanificata. Cioè, non credo che possiamo da soli fare piani, fare... progetti, comunicati, eccetera, cioè dovremmo essere sostenuti in questo confronto da quelle rappresentanze che avevamo chiesto. Non mi chiedo come mai è stata convocata senza la parte più importante che avevamo bisogno di vedere qui contestualmente presente insieme a noi, quindi rimango completamente perplessa, non riesco a capacitarmi del perché sia stata convocata
completamente mutila. Grazie consigliere Barbetti. Giuseppe Galligari. Presidente, no, prima quando avevo chiesto la parola era soltanto per capire l'ordine dei lavori. Qui ecco, non mi servo di intervenire nel corso del dibattito. Credo ecco che ecco, interverrò più avanti nel corso del dibattito. Grazie Presidente. C'è qualcun altro che deve prendere la parola? La prendo io? No, se c'è qualcun altro è meglio, eh? Io l'unica cosa, Presidente, se posso, vorrei capire, visto che nell'intervento della consigliera Barbetti non è stato specificato il tema, ma si è parlato soprattutto del fatto che non c'erano, adesso ha ragione oppure no, le sigle sindacali, vorrei capire nel merito qual era questa richiesta urgente, visto che nell'ordine del giorno c'è questo punto, che è un tema che, senza nemmeno dirlo, che interessa a tutte le varie forze politiche in maniera trasversale, perché diciamo, l'occupazione sul territorio, il rilancio del territorio, il rilancio di tutto quel comparto ferroviario credo che sia patrimonio della collettività. Quindi ecco, nel concreto non so se lo voleva fare la collega consigliera Barbetti oppure se lo voleva fare Mario, non lo so, ecco, magari spiega in merito, tolto questa cosa che adesso è stata una scelta più diciamo meno condivisibile, però ecco, capire nel concreto qual era la tematica sollevata. Forse non è stata completa, perché scusa, posso aggiungere le motivazioni della convocazione? Perché vorrei capire chi è che deve coordinare la commissione, però prenda la parola. Ho chiesto permesso, se non devo... faccia. No, l'urgenza è dovuta al fatto che credevo di aver spiegato ancora nell'intervento precedente. Diciamo, l'oggetto all'ordine del giorno è che sulla officina, che adesso non si chiama più OGR ma si chiama OMC, cioè manutenzioni cicliche, è un tipo di manutenzione di secondo livello che si fa su treni nella loro interezza, con varie fasi di progetto che adesso è inutile che stiamo nel dettaglio. Però adesso sono subentrati dei nuovi treni regionali e non solo, ma anche nazionali. Non serve, ci vuole che chiudiamo, se no non serve niente. Che con la struttura così come è adesso non potrebbero più entrare nelle officine di Foligno, perché sono dei treni monoblocco che dovrebbero entrare tutti insieme completamente, non smontati, e non possono più accedere nelle nostre officine così come sono congegnate per il momento. Per far sì che questa officina continui a poter fare queste manutenzioni cicliche di secondo livello, c'è bisogno di un investimento con la creazione di tre tronchi di binari che possano permettere l'accesso a questo nuovo tipo di treni. Questo investimento prevede addirittura la somma notevole di ben 20 milioni, e questo a livello ministeriale era stato progettato e promesso. Premetto che queste officine sono proprietà di Trenitalia, ovviamente. L'iter sembra essersi interrotto. Ora, qualcuno dice forse a causa della Covid, della pandemia, qualcun altro non lo sa spiegare. Allora, questa convocazione con tutte le sigle sindacali era per produrre un documento, non lo so, un impegno, una comunicazione, una forma di interessamento di tutte le parti politiche, credo, perché come diceva anche il consigliere Malaridotto, credo che sia l'interesse generale questa problematica, per produrre un documento insieme ai sindacati di poter premere sulle rappresentanze politiche anche a più alto livello. Ricordo che qualcuno ha il microfono acceso, credo Polli, sente un casino. Nel 2019, non so se ricordate, era venuta in visita a questa struttura anche l'attuale ministro dei trasporti, l'onorevole De Micheli. Ecco, cioè, quindi era un modo per poter far sentire la nostra voce e l'impegno di tutte le forze, ripeto, politiche e sindacali, per tornare diciamo, a mettere all'attenzione di tutti questa problematica che per Foligno è di primaria importanza. Ripeto. Le unità che sono impiegate attualmente in questo settore sono diminuite di molto,
ci sarebbe bisogno di fare nuove assunzioni, ma non si sta muovendo niente, era per sollecitare un'attenzione maggiore, per spingere in questo senso. Non so se adesso sono stata più chiara. Grazie, grazie consigliera. Ha chiesto la parola Checcucci Ivano. Checcucci Ivano. Grazie presidente. Io ho capito benissimo la richiesta che è stata fatta da Rita e la condivido alla fine, perché comunque faccio l'operaio anch'io e preme a tutta la città, a prescindere la destra o sinistra, qui non stiamo a fare i giochi. Però io vedo anche che oggi, io non so se il presidente ha avuto delle difficoltà a reperire tutte le persone che potevano venire, anche se esso sotto Natale, ma io direi una cosa, magari rinviare questa riunione anche a metà mese, metà fine gennaio, e rifarla magari con più esponenti, sindacati e tutto chi vanno chiamati, anche perché, come dici te Rita, oggi è inutile che stiamo a parlare di tutte queste. Purtroppo il presidente ha dovuto fare la riunione comunque perché ci sono i 10 giorni, ma credo che abbia avuto difficoltà a reperire sia il responsabile delle OGR sia i responsabili sindacali, per come ho capito è questo il problema. Perciò credo che sia opportuno rinviarla e magari anche perché è un tema che comunque sta a cuore a tutti. Adesso credo che sia importante farla sta cosa e anche capirla, anche perché oltre che la volete capire voi, la vorremmo capire anche noi questa questione, perché già l'OMA ha problemi, l'Umbre Cucinetti ha problemi, abbiamo problemi anche tante attività, che questo è un problema serio per tutti, anche perché ne va della collettività di tutti i cittadini di Foligno e dei dintorni. Questo è un problema serio. Io concluso. Grazie, grazie Ivano, grazie, mi hai in parte anticipato poi quando... Scusa, ma non era adesione mia, pensiero. No, certo, ma io adesso preferisco dare la parola un po' a tutti, poi spiegherò come sono andate le cose e vediamo se sicuramente come dobbiamo trovare una via d'incontro, perché è un problema che chiaramente interessa a tutti. Ha chiesto la parola a Giuseppe. Grazie, presidente. A nome del gruppo di Fratelli d'Italia facciamo presente questa tematica delle officine, no, dell'OGR, officine grandi riparazioni, è di centrale importanza per la città, per tutto il territorio regionale, ma proprio per Foligno è tra le cose più importanti. Questa convocazione va, diciamo, a centrare, insomma, una tematica che è molto sentita nel mondo sindacale. Io per esempio rapporti con quello che riguarda il mondo GL, dell'UGL, e se ne parla con grande preoccupazione, perché sembra che, come diceva la collega Barbetti, si va verso, cioè, una situazione tale che o ci si adegua a nuovi standard oppure veramente c'è il rischio della chiusura di questo impianto, che sarebbe un colpo veramente mortale per la città. Credo quindi che questa commissione, da lei coordinatore, no, brillantemente presieduta, conosce la stima sia personale che politica con i suoi confronti, è bene creare un percorso anche di riunioni che abbia una certa ciclicità. Ecco, magari si potrebbe anche usare un termine, come una commissione permanente su questo tema. Permanente vuol dire che si prende un impegno di legislatura, magari di calendarizzare con cadenza ciclica e regolare degli incontri, chiaramente alla presenza delle organizzazioni sindacali, perché chi più di loro può conoscere nel dettaglio questa problematica. Quindi da parte nostra viene raccolta questa richiesta, viene raccolta ed anzi implementata, che sarebbe bello, che sarebbe un bel messaggio di questa legislatura, cioè tutti noi alla fine di questa legislatura, no, avremo comunque sia avuto un'attenzione particolare per le OGR. E quindi chiediamo che il gruppo di Fratelli d'Italia, che venga comunque istituito una ciclicità di riunioni, quindi che venga resa permanente una convocazione
interrogazione per quello che riguarda l'OGR, alla presenza chiaramente delle parti sociali. Grazie Presidente. Grazie Giuseppe, grazie, e terremo conto certamente di quanto avete suggerito. Ha chiesto la parola Mario Cammarota. Grazie la parola. Allora, come i colleghi dicevano, penso che sappiamo tutti dell'importanza del settore ferroviario nella nostra città. Oltre alla meccanica fine, al commercio, la nostra carta d'identità appartiene anche al settore ferroviario. Parecchi, scherzando, dicevano, qualcuno, insomma, almeno chi in famiglia non aveva un ferroviere, perché comunque è stato un settore che ha dato il presente e il futuro delle famiglie della nostra città. Dall'inizio del secolo, insomma, sono iniziati i primi depotenziamenti di tale settore nella nostra città, non soltanto dell'OMC ex OGR di cui discutiamo, ma a livello generale, insomma, dai cargo possiamo anche continuare quanto, diciamo, il ruolo della nostra città è venuto meno. Poi c'è stato un protagonismo nuovo, soprattutto, diciamo, nei primi 10 anni di questo secolo, 2000-2010, in cui c'è stato anche un ruolo importante di questa città e anche dell'istituzione del comune di Forlì. Lo ricordava, diciamo, anche un po' en passant il consigliere Galligari, se lo ricorda, perché me lo ricordo anch'io, perché insieme facevamo parte di quel consiglio comunale che, grazie alla seconda commissione, ha potuto istituire un tavolo permanente con tutti gli attori all'interno, sia, diciamo, la società, sia le forze sindacali, ma soprattutto le istituzioni, a partire dal comune di Foligno, ma anche i comuni limitrofi, che comunque sono interessati, che non possiamo pensare che tutto si riduca alla città di Foligno, quando anche i comuni intorno sono interessati dallo sviluppo più o meno, diciamo, del settore ferroviario nella nostra città, dalla regione. Insomma, un tavolo che è riuscito a tamponare il depotenziamento che era in atto. Ora, diciamo, storia di oggi, non la ripeto, perché innanzitutto non è neanche oggi il momento, in quanto avrei preferito, come ricordava la consigliera Barbetti con me firmataria, che oggi fosse stata, diciamo, un incontro, una riunione in cui potevamo ascoltare i lavoratori che all'interno, insomma, con i loro rappresentanti potevano rappresentarci, appunto, una situazione più vera da quella che magari noi leggiamo sui giornali o attraverso qualche telefonata siamo venuti a conoscenza. Ma qui purtroppo sono un po' allibito, da un lato, perché vedo, diciamo, una costante da parte della maggioranza, ma non di tutta la maggioranza. Infatti questo già dal consiglio di ieri mi rincuora, perché vedo una parte che tende la mano e cerca di collaborare con le opposizioni, mentre un'altra va dritta, come se la città, il comune, le commissioni, il consiglio comunale sia tutto affar suo. E così non va. Non va bene, perché si può anche continuare in questo modo, ma poi, ve lo dico, insomma, andare a sbattere contro un muro è un attimo. E siccome a me non interessa tanto quello che fanno le forze politiche, ma interessa la città, proprio per la città chiedo più collaborazione, cosa che non abbiamo visto, perché noi costantemente proponiamo, e non si può più dire che le opposizioni non propongono nulla. In questa commissione, come ho ricordato, in consiglio comunale giacciono delle proposte da quest'estate. Non si sa che fine hanno fatto i voucher del Movimento 5 Stelle, non si sa che fine ha fatto il progetto Pin Bike
forse staranno dentro il cassetto dell'ufficio della seconda commissione, che ricordo sempre, perché questo lo penso, è la commissione più importante per lo sviluppo di una città e di un territorio, e deve lavorare, e su 10 incontri e riunioni che abbiamo fatto, 7 sono richieste dalle opposizioni, almeno il 70%, sono andato a fare i conti, almeno il 70%, altrimenti non viene convocata per nulla, e non è che è un'urgenza, perché leggete bene il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, articolo 10, comma 5 e 6, non è che c'è l'urgenza, quando si vede che non si lavora, le opposizioni che hanno delle proposte chiedono la convocazione, hanno questo. Io capisco che il consigliere Polli vuole fare, diciamo, il professorino, vuole insegnarci come fare la maggioranza, come fare l'opposizione e quant'altro, ma noi abbiamo questi strumenti, gliel'ho detto anche in consiglio comunale, non so se ci ascolta perché non lo vedo il consigliere Polli, forse non c'è, comunque parlo, se non c'è magari segniamo l'assenza, magari poi fa l'appello, no, ecco, no, perché ci sono due Polli Riccardo ma non si vedeva. Consigliere Polli, noi abbiamo questi strumenti, abbiamo le mozioni per presentare le nostre proposte, abbiamo l'articolo 10 per convocare le commissioni che non lavorano e che non vengono convocate, e se permette, quando noi abbiamo delle sollecitazioni da lavoratori, anche forze sindacali, per affrontare questo tema insieme, che non ha colore politico, ha solo due colori, il rosso e il bianco del nostro stemma, cioè della città di Foligno, perché le officine grandi riparazioni, l'ex OGR, oggi OMC, parlano del nostro presente e parlano del nostro futuro, quindi chi è interessato alla città oggi non perdeva tempo come stiamo facendo noi, ok? Mandavo una mail per ascoltare in audizione i sindacati, era un ascolto, e poi dopo 2-3 settimane si studiavano bene le cose, ognuno se le studiava a casa propria, si sentiva anche l'altra parte e si organizzavano insieme i lavori. Oggi era un'audizione dei lavoratori che all'interno delle forze sindacali che all'interno ci sono giorno dopo giorno, e un'organizzazione dei lavori che dovevamo fare noi, perché situazioni di questo tipo, come ricordava la consigliera Barbetti e il consigliere Galligari, si risolvono solo con l'unità di tutti e soprattutto l'unità istituzionale, con i comuni, la regione, il governo. Su questo dobbiamo tutti contribuire, e il nostro invito era a tutti i sindacati presenti, CGL, CISL, UIL, UGL, FAST, ORSA, tutti quelli presenti a livello aziendale e di categoria. Questo non è stato fatto, per l'ennesima volta le forze sindacali vengono estromesse da ogni dibattito, quindi questa è la situazione che sinceramente mi allibisce, ma mi desta anche molte preoccupazioni. Ora, i tempi non c'erano, l'urgenza non è che c'è urgenza, questo ricordavo prima il consigliere Polli, è l'articolo 10 del nostro regolamento che prevede che dopo e che entro 10 giorni il coordinatore deve, però non è che c'è un'urgenza, anche se l'urgenza c'era prima, c'è adesso e ci sarà tra 3 settimane se vogliamo affrontare questo tema. Se invece vogliamo dire che tutto ciò che propone l'opposizione è sicuramente interessante, ma poi si rinvia nei cassetti delle commissioni, ripeto, come i voucher, come altri progetti, ieri la consulta, oggi quest'altra roba che si rinvia, ecco, questa è la mancanza di coraggio e la mancanza di visione di questa amministrazione. Continuate così se volete, ma io, come ho detto, sono molto preoccupato. Grazie. Grazie Cammarota, soltanto devo ricordarti che questi appunti li devi fare al sottoscritto e non a Polli, perché Polli è il capogruppo, il coordinatore della commissione sono io, quindi se ci sono delle responsabilità sono le mie e non di Riccardo Polli. Se permettete vi racconto come sono andate le cose, ma non per avere una giustificazione, per avere anche una mia idea di come molte volte bisognerebbe agire. È stata convocata questa commissione urgente. Logicamente voi l'avete depositata il giorno 17, non è che il 17 a sera io stavo qui. Io ne sono venuto a conoscenza il giorno dopo, non mi ricordo se il giorno dopo o forse dopo 2 giorni. Abbiamo accertato se c'era un quinto di sottoscrittori, di consiglieri, abbiamo visto che questo era possibile. A quel punto
Io personalmente ho avuto un serio problema, in quanto avendo proprio il giorno 23-22 cambiato la macchina, ho riconsegnato la macchina, mi hanno rubato carteggi e mi hanno rubato anche il telefono. Tant'è che Mario Cammarota, se lo ricorda bene, ci siamo inseguiti per ben due giorni col telefono, lui che cercava me, io che cercavo a lui, proprio per cercare di spiegare qualche cosa. Alla fine ci siamo sentiti forse un po' troppo tardi, però io quei giorni mi sono trovato nella impossibilità, anche personale, perché si tratta di essere sotto Natale. Io ho fatto anche qualche telefonata, certo c'è ragione, perché tu dici invece di fare una telefonata gli mandavi una mail. Mi ha tranquillizzato, io ho parlato con almeno due segretari, due diciamo esponenti che dovevano essere invitati. Mi hanno detto va bene, facciamolo con calma, basta che si fa con calma. Allora io dico, Mario Cammarota, non ti devo dare consigli, però che ci voleva invece di convocare una commissione urgente, perché l'urgenza ha due livelli, il livello politico e il livello istituzionale. A livello istituzionale logicamente non posso dire niente, perché si può convocare una commissione d'urgenza, però avere il buon senso che una commissione d'urgenza convocarla sotto Natale, quando c'erano altre commissioni, quando era ancora da stabilire o era stato stabilito un consiglio comunale e poi un altro eccetera, mi sono detto va bene, siccome non è poi una cosa così urgente, e se mi permettete l'urgenza non c'è, perché lo stesso sull'articolo di Coletto, io di Fratoianni, parla che comunque il calo di produttività non ha portato rischi, insomma attualmente, queste sono parole testuali, e fortunatamente nonostante lo scenario rischi di mutare a causa della pandemia Covid-19 e l'emergenza sanitaria, l'evidente calo della produttività non ha creato ad oggi ripercussioni sull'attività delle officine che stanno riuscendo a mantenere gli attuali livelli occupazionali. Tra l'altro so che si stanno muovendo anche a livello regionale, tra l'altro so che è stata fatta un'interpellanza a livello nazionale, ma l'interpellanza, vorrei ricordare a tutti che noi eravamo, e Ivano se lo ricorda anche lui bene, le grandi officine erano 1500 dipendenti anni fa, e se Foligno è diventato quello che è diventato è stato fatto per un accordo specifico tra chi governava, e non mi ricordo nemmeno chi governava, e la regione. Quindi non è che adesso a un certo punto Domenico Lini, coordinatore delle commissioni, della commissione, ha tutto questo diciamo responsabilità che sta per succedere il finimondo a Foligno. Io dico che se ero stato anche avvisato, perché la collaborazione si intende tante volte non con trabocchetti solamente, in consiglio, si intende anche con una chiamata. Se tu mi avessi o qualcuno chiamato e ti guarda, sarebbe il caso di, è sotto Natale, che vogliamo fare? Ma è chiaro che io ti avrei detto no, facciamolo dopo Natale, perché a Natale io ho una famiglia. E nonostante i problemi delle officine, che non sono talmente impellenti da richiedere un'urgenza immediata, salvo quella istituzionale che è prevista dal nostro regolamento, potevamo aspettare, tant'è che io prima, se non fossi stato in continuazione, diciamo, non dico interrotto, ma anticipato, avrei detto guarda, scegliamo oggi, non per metterla nei cassettini, Mario Cammarota, ma scegliamo oggi di comune accordo il giorno in cui facciamo la commissione, entro tre settimane, proprio per essere tranquilli, ma di stabilirlo già adesso, e chiamiamo tutti, ma non solo i sindacati, bisogna chiamare anche un po' tutti, bisogna chiamare tutti quelli interessanti, perché io ho parlato con delle persone che mi hanno detto addirittura che molte volte noi agitiamo falsi problemi. Io ho detto no, per noi il problema delle grandi officine è importante, perché 380 dipendenti più un altro 50 di diciamo con imprese collegate è una cosa importante, lo capisco che è una cosa importante, però mi dovete dire per quale motivo questa importanza non è stata già prima e discussa da chi dovrebbe farlo, perché noi abbiamo tre livelli di governo, abbiamo il governo centrale,
abbiamo il governo regionale e abbiamo il governo comunale. Che cosa possiamo fare noi se non sentire e poi dire che noi vogliamo? Poi che vogliamo? Chi mette i soldi, chi è che li mette? I milioni non li metto io, eh? Qui non è che si tratta di farsi, si tratta intanto di fare delle scelte politiche, e mi sembra che le scelte politiche non mi sembra che sono state fatte. Non ci sono queste urgenze per cui ci sono operai che stanno per essere licenziati, non vedo il motivo, come suggeriva tranquillamente anche Ivano Ciaccucci, di dire vediamoci fra 2 o 3 settimane, facciamo una bella assemblea, ma chiamiamo anche la popolazione, qual è il problema? Perché pensi che c'è qualcuno che vuole non accettare la collaborazione? Logicamente tu sei stato capogruppo anche di maggioranza nel consesso comunale, sai benissimo che tante volte il gioco delle parti fa sì che si gioca, che uno magari è più interessato e un po' più in meno, cercando uno di dimostrare politicamente che ci mette una bandierina. Io non sono per mettere una bandierina, non mi interessano bandierine, mi interessano le mie responsabilità, e se c'è un errore semmai dovete rivolgerlo a me e non a nessun altro. Salvo che io, per quello che mi è stato possibile, ho cercato di comunicare anche a qualcuno dei firmatari le difficoltà che io ho avuto nel fare queste cose, perché sotto Natale mi dispiace tutti quanti, io voglio stare con la mia famiglia, perché oggi ci siamo e domani forse, ma non per colpa del Covid chiaramente, per il destino possiamo tranquillamente non esserci, e allora parliamo delle grandi officine entro 3 settimane. Volete scegliere la data? Per me non c'è nessun problema. Coordinatore, posso intervenire, Polli? Certamente. Sì, allora, senza entrare nel merito della discussione, perché sembra che siamo sempre a fare cane e gatto sulle stesse situazioni, il mio intervento fatto in fase di comunicazione mi sembra che poi si è palesato in quella che è la realtà di una situazione anche diciamo economica e gestionale aziendale, che poi ha comportato delle problematiche, perché io non penso che si possa dar seguito a una commissione di questo genere senza chiamare il direttore delle grandi officine, che poi dica effettivamente quello che è successo, perché non stiamo facendo chiacchiere, stiamo effettivamente facendo una commissione che deve tirare fuori dei risultati che siano efficaci e che siano effettivi della realtà aziendale, delle prospettive aziendali e di quelli che sono le linee di sviluppo e la mission di un'azienda. Quindi solo il direttore può fare questo, e a mio giudizio, poi al di là delle problematiche che ha avuto il coordinatore, che ovviamente io non ero a conoscenza e mi dispiace per quello che è successo, però credo che rimandare tale commissione ai tempi più comodi di 2 o 3 settimane sia la cosa più intelligente da fare. Bon, va bene, l'articolo 10 permette all'opposizione di fare quello che vuole, anzi a tutti i commissari di fare quello che vuole, ma a mio giudizio non è possibile che si utilizzi uno strumento tale che poi costringa un coordinatore a fissare una commissione in un periodo durante le feste natalizie che può riscontrare solo ed esclusivamente problemi. Quindi a mio giudizio farla fra 2 o 3 settimane non penso che cambi la vita delle grandi officine, perché non è che in 2 o 3 settimane si decide se fare o non fare un investimento di 20 o 30 milioni che siano. Quindi la soluzione migliore è quella di aspettare. Quindi da parte mia e da parte del gruppo della Lega sicuramente c'è la massima disponibilità e siamo favorevoli a procrastinare questa riunione senza mettere nulla nel cassetto, procrastinare questa riunione a fine gennaio, 2 o 3 settimane, poi vedrà il coordinatore con le sigle, con chi vorrà invitare le sigle sindacali, piuttosto che, anzi, mi auspico che la direzione delle grandi officine venga invitata, perché altrimenti non si può sentire solo una campana quando si dice sempre tutte e due. Quindi da parte nostra c'è assoluta disponibilità. Grazie Riccardo. Ho chiesto la parola, posso? Sì, ci mancherebbe. L'ho scritto in chat perché... No, io accetto tutto, accetto ogni priorità, però chiaramente quando uno si mette a servizio delle istituzioni ci sono delle priorità da rispettare, e l'idea che ci fossero le feste natalizie credo che sia del tutto secondaria, perché il lavoro viene prima di ogni festa o di ogni celebrazione. Mi dispiace se il consigliere Lini ha avuto delle difficoltà, però
si poteva chiedere anche alla segreteria del comune, mandare una mail a tutte le sigle sindacali, era un lavoro di 2 minuti, quindi è proprio mancata la volontà di farlo. Detto questo, adesso ormai è così, è inutile piangere sul latte versato, abbiamo fatto una commissione praticamente in più e ovviamente mi adeguo a quello che ormai è diventata una necessità ineluttabile, ma ritengo e ripeto e ribadisco che mandare una mail, un'unica mail con 10 indirizzi, era una questione di 2 minuti che si poteva anche chiedere agli uffici, quindi al di là di tutto è mancato in qualche maniera il rispetto. E poi le commissioni si convocano anche quando uno viene a conoscenza dei problemi, e allora anche il timore che questa occasione possa sfuggire può anche essere mezza giornata che a volte fa la differenza, quindi non condivido il fatto che durante le feste non si debba lavorare, non lo condivido affatto. Detto questo, mi rimetto a quello che ormai è una decisione ovviamente ineluttabile e che possa servire però di monito per un'altra volta sia a noi della minoranza che a voi della maggioranza, perché in questo credo che l'impegno per le istituzioni debba accomunare tutti. Grazie consigliere Verdetti. C'è qualche adunanza, non c'è altri che devono intervenire, faccio una proposta definitiva. Se siamo d'accordo, quindi non dobbiamo, siamo talmente pochi che ci possiamo guardare tranquillamente scusate, c'è un'interferenza qui dentro, ecco. Scusate. Se siamo d'accordo possiamo già stabilire adesso anche il periodo, la settimana o il giorno come volete voi, per fare una riunione preparatoria o la commissione insieme alle forze sindacali, alle forze diciamo di direzione delle officine e quanto altro riteniamo tutti quanti di poter parlare insieme. Coordinatore, posso dire una cosa? Sì, ci mancherebbe. Più che stabilire una data, io direi che prima sente chi deve intervenire e poi dopo ci fa sapere semmai successivamente chi dobbiamo dobbiamo incontrarci per ascoltare le sigle sindacali o chi vorrà venire a discutere su questo argomento, perché se noi diciamo oggi, per dire, ci vediamo il 20 gennaio, il 20 gennaio lei ho detto il 20 gennaio, ci vediamo tra il 20 e il 30, tra il 15 e il... Io credo che noi... Anch'io sono d'accordo con la... Posso non mi trovo tanto d'accordo con Rosangela, perché se no parliamo di calende greche. Scusate, parliamo... Scusami Ivano. No, beh, uguale, tanto non cambia niente. No, anch'io sono d'accordo con Rosangela, perché... Io credo che sarebbe meglio, adesso non voglio interferire più di tanto, però credo che sarebbe meglio contattare le parti e poi decidere una data precisa, perché adesso credo dire una data, il 20 o il 30 o il 1° febbraio, adesso dico, però secondo me sarebbe meglio organizzare, parlare con tutte le autorità, con chi può venire, stabilì più o meno chi c'è e non c'è, perché visto è sempre difficile reperire tutti quanti, sarebbe meglio prima contattarli e poi magari fare una riunione, tanto penso che l'urgenza, come diceva anche Mario, non è che è un'urgenza alla fine, adesso giorno più giorno meno, che credo che sia più opportuno fare questo, ecco, credo adesso. Sì, scusate, d'accordo. Sì, ma... no, volevo aggiungere una cosa, Domenico, se posso. Sì, sì, sì. Nel senso che, chiaro, non c'è la perentorietà, diciamo, del trovare la data. Però penso che, anche ascoltando i diretti interessati, noi dobbiamo darci un limite, perché altrimenti arriviamo veramente alle calende greche, no? Ora, non è che c'è l'urgenza che domani non abbiamo 300... cioè abbiamo 300 famiglie sull'astico, non è questa l'urgenza, però c'è comunque una necessità di affrontare quanto prima questo tema. Quindi io credo, propongo che almeno entro il 20, parlava di 3 settimane il coordinatore, entro il 20 di gennaio possiamo dire che si può organizzare questa commissione, che poi organizzerà insomma il coordinatore
invitando tutti i diretti interessati. Però almeno noi massimo 3 settimane ce le dobbiamo dare, all'interno di queste 3 settimane la data per noi va bene, ascoltando questo, come diceva Rosangela, agli altri, si può magari determinare e definire. Sì, però è inevitabile che se io devo sentire ad esempio 10 persone che rappresentano 10 sigle, 10 gruppi, una data bisogna dargliela. Uno mi dice no, quel giorno io sto a Milano, quel giorno io non ci sto, come faccio? Bisogna dare 2 date indicative che possono dove c'è la maggioranza dei presenti, penso, non so, bisogna... Anch'io farei così, io però ti lascio l'organizzazione di questo, però l'unica necessità che io riscontro è che nel giro di 3 settimane questo incontro sia organizzato, insomma. Ecco, poi fai te, insomma. Va bene. Dobbiamo deliberare qualcosa di specifico? Dobbiamo dire che, diciamo, mettiamo diciamo l'impegno dentro 3 settimane di poter parlare con chi deve venire, in modo che si possa fare questa commissione in cui vengono ascoltati tutti. Certo. Tutti prendiamo quelli che sono stati invitati da voi, chiesti da voi? Quelli non è che sono chiesti da noi, quelli sono i sindacati presenti nel sito industriale. Sono quelli confederali e quelli di base. Domenico, posso, ma credo che prima ci sia Giuseppe, quindi ho visto adesso sulla chat. Sì, scusate. Mi ha ridotto, ma credo... Non ho visto la chat. Mauro, scusami. No, c'è Giuseppe prima. Grazie Mauro. Sì, chiedo la parola, Presidente. Ecco, noi come gruppo di Fratelli d'Italia, data o il fatto che questo argomento è di primaria importanza e bisogna comunque sia indicare un termine, anche secondo noi, insomma, non ci spingiamo oltre il 20-22 di gennaio. Faccio presente anche un'altra cosa. Se devono essere invitati le parti, i sindacati, che sarebbero dovuti essere inviati oggi, non credo ci siano grandi problematiche, anche se si stabilisce una data fissa, anche perché magari qualsiasi sindacato può inviare anche dei delegati. Quindi diamoci, a mio avviso, non una data certa del giorno, ma un termine, cioè che entro il 20-22 gennaio venga tenuta questa commissione. Credo che sia la cosa migliore, Presidente. Grazie. Anche il calendario, e siccome il 24, che è San Feliciano, è di domenica, quindi peccato un giorno di festa in meno, quindi diciamo entro il 23 è il termine che dici, se va bene a tutti. Sarebbe il caso il 21, che è giovedì, così almeno ci stanno anche divertendo, certo, il 21. Certo. Anche per gravare meno sui costi del comune. Se alla fine, come dice anche Caligari, che sia il 26, adesso vedi te, però in linea massima il 21 va bene. Va bene, ha chiesto la parola Mauro, ma l'ha ridotto. Grazie. Allora, credo che questa commissione che era stata convocata in data 30, che ecco, è un giorno, ringraziando Dio, che ancora si può circolare, cerchiamo di prendere il buono di quello che c'è. Sicuramente ci saranno state difficoltà nel convocare tutti gli altri soggetti che sentivo, che mi ha preceduto, dovevano essere presenti. Ecco, ricordiamoci che ci sono difficoltà, infatti abbiamo visto oggi che mancano anche 2 commissari della minoranza, manca il consigliere Patriarchi, manca il consigliere Silvestri, quindi è normale che ci possano essere difficoltà lavorative o per tutto quello che riguarda. Allora, partiamo da qui, ci siamo dati un ordine dei lavori che poi gestirà secondo le modalità che riterrà più opportune il coordinatore Lini. Partiamo, credo che questa, come è stato detto anche da qualcun altro prima di me, sia una partita che è molto più grande di noi consiglieri comunali, in quanto riveste una portata nazionale. Qui, dato che l'avevo già letto, ma l'ho riletto poco fa insieme al consigliere Lini, ho visto anche l'onorevole Fratoianni poneva, diciamo,
l'accento sul fatto che è il governo stesso che si deve muovere per far sì che questa partita possa essere fatta e possa essere fatta al meglio, perché leggevo ci sono diversi milioni di euro di investimenti, quindi magari si poteva valutare nella sua fattibilità nella prossima commissione di convocare in primis il direttore o un delegato delle ferrovie statali per quanto riguarda questa zona. Si poteva sentire se era possibile convocare o l'assessore regionale Melasecche o un delegato, magari può essere il direttore del servizio o quant'altro. Chiedere un delegato nazionale è una cosa abbastanza grande, quindi non credo che sarà fattibile, però io posso parlare nel mio piccolo, la situazione delle grandi officine era già stata monitorata, io avevo già parlato con diversi consiglieri regionali nel merito della vicenda e giustamente è una questione che è già sul tavolo dell'attività politica regionale. Sicuramente va diciamo intrecciarsi anche con altre regioni, perché so che in parte alcuni lavori delle grandi grandi officine ONG, adesso in nome nuovo e quant'altro, vengono fatti anche nelle Marche. Quindi sicuramente far sì che tutte le varie forze politiche, e questo chiedo la cortesia al consigliere Gammarota, perché noi abbiamo provato a fare un corpo unico a livello di questa commissione, partire dicendo cerchiamo di fare squadra e poi dare addosso a, in quel caso, a Riccardo e quant'altro, l'ho trovato diciamo poco istituzionale. Poi è una considerazione personale, cerchiamo di lasciare fuori personalismi, considerazioni, stiamo facendo ciascuno il suo, proviamo a far sì che da Foligno esca una voce unica in merito a questa cosa, perché è davvero importantissima. Quindi riportare, far crescere tutto il tessuto lavorativo delle grandi officine è, ripeto, patrimonio della collettività folignate, non solo, perché questo è un indotto che genera a caduta tutta una serie di positività a livello lavorativo, a livello economico, che non possiamo farci scappare. Attiviamoci tutti come rappresentanti politici di forze politiche che sono al governo della regione per la maggioranza comunale e a livello del paese per la minoranza comunale. Quindi sicuramente deve essere fatto un lavoro certosino, ognuno deve parlare con i propri responsabili comunali, regionali e nazionali per far sì che questo problema venga posto all'attenzione e cerchiamo appunto di riportare a casa un risultato senza metterci bandierine, perché la vittoria di questa partita è una cosa che a cascata porterà vantaggi per decenni a tutto il tessuto sociale ed economico della nostra città. E qui chiudo. Grazie Mauro. Volevo solamente... Scusi coordinatore, posso un attimo? Allora, lo spirito di collaborazione c'è sempre. Chiaro che io mi immaginavo di iniziare questa riunione con la presenza dei diretti interessati e anche non con le solite prediche che siamo ormai abituati ad ascoltare a termine degli interventi in consiglio comunale con il professor sindaco e ora nelle commissioni con il professor capogruppo, nel senso che ormai ci devono dire che le mozioni non possiamo utilizzarle, che questo no. Quindi consigliere Maralaridotto, non è che questo incontro è iniziato con Gammarota Mario o chi per lui che ha inveito contro la maggioranza, questo giusto per... Poi, siccome è entrato un po' nello specifico, le cose vanno così di solito, insomma, nel nostro paese, e non solo, vanno così, vanno che si parte dal basso, e cioè dal territorio, che se tiene realmente a un sito industriale, diciamo, a qualsiasi cosa, fa fronte comune e a livello nazionale si fa vedere unito per proporre una determinata cosa. In Veneto si sono dimostrati, ad esempio, ci sono molti siti come quello Folignate, lo ricordava anche qui Rita prima, quello che ha avuto uno sviluppo, diciamo, importante è stata Verona. Perché? Perché lì le istituzioni locali, governate tra l'altro dal suo partito, hanno lavorato bene in maniera unita e negli anni hanno portato il sito di Verona a uno sviluppo considerevole, e ad oggi
c'è questa, io la chiamo sana competizione, forte comunque, no? Ora, questo bisogna anche capire, questo magari ce lo direte o ce lo dirà anche lei, la Lega Umbria e la Lega di Foligno, quali sono gli interessi, se sono interessi più generali o se sono realmente interessi del proprio territorio e della propria città. Questo comunque io mi auguro che sarà così e lo vedremo anche nelle prossime settimane. Chiaramente la dimostrazione di oggi di prendere tempo e quant'altro non mi fanno ben sperare, però mi auguro insomma che il partito della Lega qui in Umbria e il partito della Lega qui a Foligno tenga molto più al sito Folignate che a quello veronese. Grazie. Grazie Mario, grazie Cammarota. Mario Cammarota, non dobbiamo secondo me aggiungere altro perché è una polemica sopra l'altra. Però Mario, volevo ricordarti, sì, questo in quello che hai detto tu puoi avere anche ragione, però ti posso leggere due righe. Sereni, Bocci, Barbi, Boffa e Novelli, 18 ottobre 2006. Trenitalia si era formalmente impegnata con le organizzazioni sindacali a confermare e rilanciare il ruolo delle officine manutenzioni cicliche di Foligno, quale impianto strategico per l'azienda, trattandosi del più grande impianto italiano per la manutenzione di locomotive elettriche. Allora, qui c'era un proverbio contadino che dice che il più pulito porta la rogna. Insomma, dal 2006 che si sta parlando di questi argomenti, che di fatto non è stato fatto niente. Quindi voglio dire, ognuno si prende le proprie responsabilità, noi prendiamoci le nostre comunali. Penso che oggi abbiamo dato la dimostrazione di essere forse un po' più collaborativi di quello che qualcuno pensa. Io mi addosso eventualmente responsabilità, ma non posso assolutamente che le responsabilità vengano addebitate o al capogruppo o diciamo a Mauro Malaridotto, perché non me la sento. Andiamo avanti, capisco che tu speri poco, lo capisco, purtroppo è così. Di solito quando avete detto che la maggior parte delle commissioni sono state fatte dall'opposizione, è vero anche questo, però c'è anche una giunta che sta cercando di fare qualche cosa, insomma, no? Quindi lasciamo perdere le polemiche. Poi è l'ultimo. No, sta cercando, sta facendo, è diverso, Lino. No, sta cercando di fare qualcosa, sta facendo qualcosa. Appunto, io stiamo lavorando. Adesso a prescindere. Allora, è l'ultimo dell'anno. Io volevo essere chiaro. Vi faccio tanti auguri che questo anno, insomma, non abbia a ripetersi, che oltre che l'anno funesto, bisesto, c'ha tutti i difetti. Auguriamoci di essere un po' più collaborativi. Certo, io oggi ho fatto con fatica, ho cercato di ritirare fuori quell'anima democristiana che c'ho dentro, però tante volte la politica non ragiona un po' come me, dai. Io non ho nient'altro da dirvi, se qualcuno ancora deve parlare non c'è nessun problema. Coordinatore, volevo dire una cosa soltanto a Mauro, posso? Ci mancherebbe, sei vice presidente. No, è bravissima. Volevo dire che noi come Movimento 5 Stelle di Foligno ci siamo mossi sia a maggio dello scorso anno, del 2019, con l'allora ministro dei trasporti, e successivamente abbiamo incontrato sempre al ministero il ministro dei trasporti, sia per quanto riguarda le ex officine sia per la parte logistica, così come l'anno successivo, cioè no, sempre adesso anno, perché dopo c'è stato il 2020, il Covid, quindi sicuramente no. Abbiamo invitato il sottosegretario Cancelleri, che è venuto qui, abbiamo fatto fare un giro sempre alle grandi officine, proprio perché non debba essere mai spenta l'attenzione su quelle che sono le problematiche del sito, e quindi quello che può essere fatto a livello governativo. Quindi non ci siamo mai dimenticati del questo volevo specificarlo, perché sembrava prima che siamo con le mani in mano, ecco. Grazie coordinatore. Vicepresidente, lei ha perfettamente ragione. Però le voglio ricordare che
un sindacalista della CGIL, un certo Bruschi, io non conosco, anzi mi sembrava che era quello della CISL, pensa un po', Mario Cammarotta, ho detto ma come questo, diciamo, invece no, è nella CGIL, parla di 20 milioni che sono stati, diciamo, bloccati per l'ammodernamento dell'impianto. Allora ci vuole che i 5 Stelle ci informano perché sono stati bloccati, no? Perché stanno al governo i 5 Stelle, no? Mi sembra. Certo, coordinatore, perfettamente. Allora lo vedi? Io sto parlando del Movimento 5 Stelle di Foligno, che non si è dimenticato, questo sto dicendo. Ecco, lo vedi che allora il proverbio prima contadino ancora ha qualche valore. Va bene. Ci salutiamo? Sì. Ma manco buon anno, Ivano. Io faccio l'augurio di buon anno a tutti. E speriamo che con l'anno nuovo iniziamo una bella vita, dai, sennò e non ci arrendiamo. Buon 2021 a tutta la città, a chi si sta seguendo, sì. Siamo ancora in diretta. Io, Tadini, a tutti voi, tanti auguri. Buona serata. Auguri a tutti. Buona serata. Ciao. Tanti auguri a tutti, grazie.